Se la mia chitarra piange dolcemente, stasera non è sera di vedere gente e giochi nella strada che ho chiusi dentro al petto, mi voglio ricordare. Io penso ad un barcone rovesciato al sole, in un giorno in pieno agosto, le biciclette in riva al mare, Agnese mi parlava nella sabbia infocata, ed io non so perché non l'ho dimenticata. Lei mi raccontava di quello che la gente diceva del suo corpo con malizia ed allegria, ed io che sto provando le cose che provavo ieri, non ho capito ancora se è gelosia o se sono prigioniero di questo cielo nero e di un ricordo che fa male, e se continuo a bere i miei cuori inquinati, è vero che quei giorni non li ho dimenticati. È uscito un po' di sole da questo cielo nero, l'inverno cittadino sembra quasi uno straniero. Agnese, dolce Agnese, color di cioccolato. Allora io voglio ringraziare tutti, in particolar modo il maestro Gigi Proietti. Io le voglio dire grazie che ci ha onorato a essere qui, ha fatto un regalo a me, alla mia famiglia, all'azienda e a tutti gli amici. Voglio ringraziare un particolare abbraccio al Presidente Letta che ci ha onorato della sua presenza. Grazie Presidente, grazie a tutti. Gentili signore e signori, buongiorno e benvenuti al nostro ormai tradizionale appuntamento in questa bella realtà che è l'azienda di Marcello, divenuta col passare del tempo punto di incontro e di riferimento per tante personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dello sport e del giornalismo, che vi si ritrovano sempre molto volentieri, evidentemente perché apprezzano lo spirito nobile e generoso che anima le nostre iniziative, che come potete constatare anche oggi si svolgono sempre senza formalismi di sorta, all'insegna della massima semplicità, quasi fosse una festa in famiglia. Come ormai noto, il tracetto dell'amicizia è stato attribuito quest'anno a un personaggio apprezzato e amato da tutti gli italiani per le sue non comuni qualità artistiche, umane e professionali. Mi riferisco naturalmente a Gigi Proietti, che non ha certamente bisogno della mia presentazione, che ringrazio ancora una volta per la sua disponibilità ad accettare fin da subito il nostro premio, pur avendolo io contattato in un momento certamente particolare, comunque non felice, della sua vita artistica, all'epoca cioè della nota vicenda del Teatro Brancaccio di Roma. Nasce nel 1940 a Roma, nei pressi di via da dove poco più di mezzo secolo prima era nato Ettore Petrolini. Conseguita la maturità classica del liceo Ginnasio Augusto,
spicca nella sua pagella il 9 in latino. Ah, bravo. Succede. Si iscrive a giurisprudenza più per accontentare suo padre, il signor Romano, che sogna per lui il pezzo di carta. Ma chi gli ha detto? Per sua intima, più che per sua intima convinzione. Lui lo sa. Anche se si adopererà poi in tutti i modi per conciliare gli studi universitari con la sua vera passione, cioè il teatro, lo spettacolo, la musica. Agli spettacoli di avanguardia presso il Teatro Tenda di Piazza Mancini a Roma, dove conosce Edoardo De Filippo. È proprio qui che il grande attore e commediografo napoletano, dopo aver assistito ad una delle sue esibizioni, cioè i Proietti, si alza dalla platea e va sotto il palco a baciargli la mano, in un clima di grande e comprensibile commozione. Io credo che la produzione artistica sia l'espressione più nobile e più alta dell'uomo, perché c'è la creatività continua che si rinnova e che ci avvicina di più a Dio, cioè a quello che è l'incommensurabile creatore e che, come sappiamo, non finisce mai, cioè una creazione continua. E questo è indubbiamente l'arte, da questo punto di vista, è tutto quello che è frutto del cervello e dell'intelligenza dell'uomo. Anche la medicina, cui appartengo, è arte. Da Ippocrate in poi, infatti, si dice arte medica. E il mio maestro, il professor Stefanini, diceva che la chirurgia, ogni volta che opera un soggetto, è un'opera d'arte. Perché? Perché è un atto irripetibile, diciamo personalizzato a quell'individuo. Indubbiamente non è l'arte di Gigi Proietti, io soffermerò la mia attenzione soprattutto su quell'opera che ho avuto il privilegio di avviare io, che è stata proprio la prima serie del Maresciallo Ronca, un'opera che è stata interpretata, come è stato detto, in maniera magistrale e realistica, cioè veramente l'uomo si è immerso nella realtà viva dell'anima. E quello che dico è talmente vero che pensate che alla scuola Marescialli dei Carabinieri vengono proiettati degli spezzoni del suo film a titolo didattico. E io non mi meraviglierei che, con tutti i problemi di sicurezza che ci sono, un giorno o l'altro lo richiamassero in servizio e gli affidassero magari una stazione carabinieri da comandare a Tortiquinto o a Carlato o a Perugia. A parte queste battute, io, come vecchio comandante generale dell'arma, devo esprimerle una profonda gratitudine, perché attraverso lo schermo tanti vecchi marescialli dell'arma, vecchi comandanti di stazione, magari in pensione, hanno potuto rivivere attraverso la sua recitazione, hanno potuto rivivere i momenti più stimolanti e più entusiasmanti della loro vita professionale. Sono un po' imbarazzato, onestamente, piacevolmente imbarazzato, perché a volte capita, io sono una persona non molto premiata normalmente, eppure quando sono premiato cerco a volte di evitare, ma stamattina devo dire che sono veramente felice di stare qua, perché a parte che a me mi piace il vino molto, quindi essere circondato oltre che da queste simpatiche persone, anche da tutte queste botti che favoriscono sicuramente il sentimento dell'amicizia, no? Il vino è stato sempre associato a questo. Spesso è il vino che favorisce l'amicizia, poi passata la sbornia
magari come succedeva a Charlie Chaplin nel famoso film dove c'era questo signore ubriaco che lo amava la follia, poi gli passava la sbornia e lo prendeva a calcio, però insomma il vino in sé è il massimo della vita, della vitalità. Io mi ricordo di qualcuno che ci parlava col vino, di un signore che sentiva questo, una specie di custode di una grande cantina, parlo di tantissimi anni fa, e sentiva il vino che ribolliva, e lui diceva, ancora non è il momento, dai zitto, che non è il momento. E quindi stiamo proprio in una, più stiamo qua e più mi sento insomma in amicizia, e quindi ringrazio le parole che avete detto, sono anche veramente imbarazzato perché troppo buono, faccio il mio mestiere. Mi è piaciuto fare la serie del Maresciallo Rocca proprio per i motivi che sono stati qui accennati, perché mi è piaciuto rappresentare un personaggio di italiano medio, ecco, medio non nel senso soltanto sociale, ma medio come sentimenti, come fatto perlomeno vagheggiato, non lo so se l'italiano è più così, ma credo di sì, insomma, ecco, non sono così catastrofista o pessimista per pensare che tutto sia finito, insomma. E quel personaggio è un personaggio positivo. Oggi pare che nello spettacolo se fai un personaggio positivo ti accusano di buonismo, no, è un personaggio semplicemente positivo. E l'invenzione di questo sceneggiato è stato che non ci siamo fermati fuori dalla porta di casa del maresciallo, cioè soltanto nell'aspetto delle indagini, nell'aspetto tecnico, ma siamo entrati in casa e ci siamo accorti appunto che i problemi di questo signore che fuori ha queste necessità, queste urgenze, questi vincoli importanti dell'ordine, eccetera, in casa ha gli stessi identici problemi della maggioranza degli italiani. Generale Lauro, grazie. Prego. Non so che dirle, non so che. Grazie a lei. Se siete d'accordo ascolteremo una canzone abruzzese, Nina Nanna dell'Uomo. Grazie Anna. Che cosa rappresenta per Gigi Proietti il tralcetto dell'amicizia? Beh, adesso che l'ho guadagnato, come si dice, ho avuto come premio questa cosa, capisco l'importanza di questa iniziativa basata sulla cordialità, sull'incontro, anche il dialogo, cioè che può preparare bene e favorire il dialogo, la conoscenza, l'incontro, ripeto, in questo caso. L'amicizia è chiaro che rappresenta quella cosa, ahimè, sempre più rara, che è giusto ricordarlo ogni tanto e ripensarci ogni tanto, perché sembra che abbiamo sempre tanto da fare. E invece l'amicizia ha bisogno di tempo, ha bisogno di tranquillità. Ecco. Proietti, valori importanti, cardini di vita, un po' come il maresciallo Rocca.
Beh sì, in effetti sì, è un po' così. A volte quando si parla dei valori sembra di parlare di cose eccezionali, cioè i valori dovrebbero essere la cosa più naturale del mondo e più elementare, diciamo. A volte si enfatizza, a forza di enfatizzare poi si perde di vista il vero valore dei valori, insomma, scusate il bisticcio. E il maresciallo Rocca vuole essere questo, insomma, la rappresentazione di una vita normale, in parte, e quindi per normale si intende piena di problemi, piena di soluzioni, di momenti più gioiosi e tristi, e associata e abbinata a una vita di dovere, quindi una vita spesa per il dovere, insomma, per un dovere pubblico da cittadino. Qual è, per concludere, il legame tra Gigi Proietti e l'Abruzzo? Ma è un legame antico, cioè io sono stato qua per tanti anni con il Teatro Stabile dell'Aquila, quando tantissimi anni fa gestiva direttamente un circuito di distribuzione e quindi giravo l'Abruzzo continuamente. Poi sono tornato sempre allo Stabile con ruoli magari diversi, ho fatto una volta il direttore, una volta il presidente, no? E ogni tanto vado via, litigo con le persone, però dopo ritorno perché poi tutto sommato fa parte proprio della mia vita, insomma. Lei mi ha appena detto domenica scorsa da Fabio Fazio, il maresciallo Rocca tornerà, poi ci prendiamo un po' di ferie. Il maresciallo Rocca tornerà credo a gennaio-febbraio, perché abbiamo finito di girare pochi giorni fa, anzi penso, ho girato pure con l'influenza addosso, ma insomma, e sarà una miniserie, cioè due puntate soltanto, con un grosso cast, c'è Giannini, la Vertova, c'è la Pivetti, c'è sempre Sergio Fiorentini, Cacciapuoti, che a proposito di amicizia rappresenta insieme a me un'amicizia rappresentata, ma che è diventata amicizia anche nella vita, perché è una persona formidabile, e quindi tornerà, non so le date perché, sa, noi fare le fiction non significa fare la RAI o fare la televisione, perché si lavora fuori dalle logiche degli studi, eccetera. Credo gennaio-febbraio. Una domanda che può sembrare scontata, il ricordo di Ivan Graziani. Sì, devo dire che in queste occasioni mi commuove sempre tanto, perché siamo in Abruzzo, perché siamo a casa di un grande amico di Ivan. Anche oggi ha voluto fare questo omaggio e ha messo questo brano di Ivan in un momento molto particolare, alla consegna del Trancetto dell'Amicizia. E questo brano è dedicato proprio all'Abruzzo, Ninna Nanna dell'Uomo. Non so, mi ha commosso molto questo gesto di Marcello, è stata una cosa piacevolissima. Anna, lo dicevamo con Gigi Proietti, un premio incentrato sui valori importanti dell'uomo, amicizia, onestà, trasparenza, pulizia morale. Sì, è vero, bisogna dire che tutto questo Marcello lo rappresenta benissimo, perché io non so, lo conosco da tanti anni, cioè c'era ancora Ivan e lui appunto era, diciamo, forniva il vino per le registrazioni, quando si chiudevano in sala di registrazione c'era sempre la bottiglia dell'Ibisco Rosa, che era il vino che lui preferiva in assoluto, quindi questa amicizia è rimasta e lui ha voluto fortemente anche continuare ad essere amico mio, dei miei figli, della famiglia comunque, e anche della manifestazione che dedichiamo a Ivan ogni anno, il Pigro che si fa a Teramo, no? Lui vuole essere presente con le sue bottiglie che vendiamo in beneficenza, con le etichette dedicate a Ivan. Insomma, io devo dire che è proprio un grande cuore quello di Marcello, e è un cuore abruzzese per come lo conosco io. Sincerità per sincerità, in conclusione, esiste a tuo giudizio un nuovo Ivan Graziani oggi? Ah sì, c'è il figlio. C'è il figlio che si chiama Filippo. Per me è un